Ciao e benvenuto in questo video. Qua Alberto Frizzoni. Sono praticamente la mezzanotte 40. Ho finito un importante evento oggi qua, sono a Milano e sostanzialmente voglio parlarti un po' di quello che si dice spesso di andare piano e godersi la vita, soprattutto ad una giovane età. Questa è una di quelle cose che mi è sempre stato detto, ovvero che devi andare piano, devi stare tranquillo, stare nella tua comfort zone e non devi andare oltre il limite, devi sempre stare buono e quant'altro. Questa è una delle cose che viene detta soprattutto se hai una famiglia, persone che ti vogliono bene, loro lo fanno semplicemente per proteggerti, non è un qualcosa di negativo che vogliono dirti. Però chiaramente se tu sei entrato nel mondo, per esempio, imprenditoriale, network, quant'altro, e vuoi ottenere risultati, non puoi comportarti in questo modo, perché se tu pensi di avere dei risultati che la maggior parte delle persone non ha, facendo quello che però sono disposti a fare tutti, stai tranquillo che non ne caverai un ragno dal buco, non funziona assolutamente così, ok? Quindi il fatto di poter pensare di avere dei risultati importanti a livello imprenditoriale senza che tu esca dalla tua zona di comfort, ti faccia un paiolo tanto più di tutti gli altri, lavori più di tutte le ore che gli altri sono disposti a lavorare, allora non accadrà nulla di tutto quello che tu possa pensare o magari che ti hanno detto che puoi cambiare la tua vita facendo queste cose qua. Non accadrà nulla. E l'unico modo seriamente per poter svoltare è quello di farti un paiolo tanto, lavorare sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, lavorare quando gli altri non lavorano, lavorare anche quando gli altri lavorano, lavorare quando gli altri riposano, tu sei lì a lavorare, ok? Questo funziona. Quando gli altri sono ad agosto in vacanza, tu sei lì a lavorare da solo in ufficio, dovunque tu sia, a casa, davanti al tuo PC, che stai cercando di far funzionare le campagne, stai cercando di scrivere degli articoli che riescano a convertire in mail, video e così via. Così funziona, così si può seriamente costruire qualcosa, così puoi fare veramente la differenza. Questo è l'unico modo per ottenere dei risultati. Non aspettarti che le cose arrivino facilmente, non aspettarti nulla di tutto ciò e non aspettarti di riuscire ad avere qualcosa facendo quello che sono disposti a fare tutti, quindi stando nella tua comfort zone, quindi andando piano, godendoti la vita, perché ti dicono che devi goderti la vita perché hai 20 anni e poi 20 anni non tornano più. Sono tutte delle cavolate, perché a 20 anni tu hai un'energia tale che è adesso che devi farti il mazzo, non lo devi fare quando hai magari 40-50 anni che vorresti stare un pochettino più tranquillo, magari goderti anche di più la tua famiglia. È adesso che hai la possibilità di farti il mazzo, è adesso che hai le energie per farlo, è adesso hai la possibilità di stare magari H24, non dormire anche magari per 2 giorni e avere comunque le energie. Non lo potrai magari fare a 50 anni, dove chiaramente uno a 50 anni vorrebbe avere un pochettino più di tempo, un pochettino più di spazio. Ok? Quindi non aspettarti nulla di tutto questo, fai l'opposto. Quando la gente ti dice dovresti riposare, tu sappi che invece devi lavorare quando ti dicono questo. Quindi non ascoltare queste persone, ascolta e segui solo quello che persone prima di te o nel tuo settore hanno avuto risultati. Guarda come loro si comportano, guarda la loro routine giornaliera, che cosa fanno ogni giorno, a che ora si alzano, come si strutturano la loro giornata, a che ora vanno a dormire, che cosa fanno ogni singolo giorno. Questo è quello che devi replicare nel tuo business per avere risultati. Non è quello che ti dicono tutti, vai piano, goditi la vita, hai 20 anni, esci con gli amici, tieniti stretti gli amici. Non è vero, le persone che devono stare all'interno della tua vita resteranno indipendentemente da quello che tu deciderai di fare, perché se devono stare nella tua vita seguiranno e appoggeranno le tue, diciamo, decisioni. Diversamente, se sono uscite dalla tua vita, tranquillo che non hai perso nulla e erano persone che in un modo o nell'altro non dovevano continuare questo percorso con te, ok? Quindi non andare piano e goderti la vita. Adesso devi farti un paiolo tanto, farti il mazzo. Sono 1:15, sto girando questo video per te per dimostrarti che non è solo fatto di dire che bisogna fare, ma bisogna chiaramente produrre e fare. Anche se sei 1:15, ho appena finito un evento e sono qua a raccontarti queste cose, ok? Ti auguro una grande serata, io adesso chiaramente vado e niente, noi ci vediamo nei prossimi video, ciao!